Informazione, formazione, sensibilizzazione. Alla presenza di Francesca Degli Espinosa, una delle massime esponenti nell'ambito dell'ABA, uno dei metodi più efficaci per ridurre i comportamenti disfunzionali per i bambini affetti da autismo, si è tenuto un altro workshop introduttivo in materia presso la sala polifunzionale delle Suore del Preziosissimo Sangue a Pagani e organizzato da Autismo Fuori dal Silenzio. Momenti di riflessione e informazione, come si diceva, con tanti insegnanti e educatori che vi hanno preso parte. Il workshop, realizzato su 3 giornate, andrà avanti fino a domani, lunedì 10 dicembre. Dare un'introduzione, una finestra illustrativa su quelle che sono le strategie, le procedure basate sull'evidenza scientifica, la letteratura che abbiamo a disposizione fondamentalmente per il miglioramento della qualità di vita delle persone. Nel nostro caso quello di cui parliamo principalmente è l'autismo. L'autismo come popolazione con disabilità è quella maggiormente a rischio rispetto ad altre disabilità per lo sviluppo di comportamenti problema, che non sono una caratteristica della diagnosi, ma che si sviluppano a seguito dei deficit di comunicazione e di apprendimento sotto contingenze naturali, quindi tramite l'interazione sociale, perché c'è un grosso deficit in questa dimensione. Spesso questi ragazzi, bambini inizialmente, che poi diventano adulti, acquisiscono delle modalità problematiche, non socialmente adeguate per interagire con gli altri, e quindi le priorità in analisi del comportamento applicata, quando andiamo a intervenire in questa disabilità, sono proprio quelle di ridurre il rischio che questi comportamenti portano nella vita di delle persone con autismo, ma anche della loro famiglia. Per cui quando parliamo di la qualità di vita come obiettivo primario. Questo è il quinto ciclo che facciamo, il 22° workshop che facciamo qua sul territorio. Tantissima gente, come sempre, aderisce alla nostra iniziativa e l'informazione per noi è prioritaria, pure perché è utile e necessaria per far sì che i nostri bambini, principalmente i genitori, possano capire qual è l'esigenza primaria per i propri figli. Il suo workshop è rivolto sia ai genitori, perché è importantissimo l'intervento dei genitori per quanto riguarda la riabilitazione dei bambini affetti da autismo o da altre patologie, così come è un workshop diretto a coloro che lavorano nell'ambito dell'ABA, quindi operatori così come analisti del comportamento.